Ci siamo. Hai fissato un appuntamento in agenzia perché hai trovato la tua casa. Ovviamente vuoi trattare un po' sul prezzo e magari inserire quell'arredo che hai notato durante la visita. Per questo motivo ti presenti in agenzia con il tuo libretto degli assegni, pronto a sottoscrivere una proposta d'acquisto. Ma cos'è una proposta d'acquisto? Quando serve e che vincoli ha? La proposta d'acquisto è, come dice la parola, una proposta. Tu offri al venditore un prezzo per la sua casa, il termine per cui andare dal notaio, eventuali richieste specifiche e una data entro quale vuoi ricevere una risposta. La proposta è vincolante per te che la firmi, ma lo è anche per il venditore se l'accetta. Ovviamente potrà essere condizionata, come all'ottenimento del mutuo o alla verifica della regolarità urbanistica edilizia, ma tecnicamente è un accordo tra le parti. Ed è fondamentale per avviare la pratica per il mutuo o per chiedere l'anticipo sul TFR. Alla firma della proposta viene lasciato in custodia all'agente immobiliare un assegno intestato al venditore come impegno all'acquisto. Questo assegno è il deposito cauzionale, cioè viene consegnato al venditore solo alla firma del preliminare o della stipula, oppure come penale se non vuoi più comprare la casa. E tu? Hai prestato attenzione quando hai firmato la tua proposta d'acquisto? L'avete scritta assieme o è stato utilizzato un modello prestampato? Scrivimi i tuoi dubbi e li affronteremo assieme. Ci vediamo nel prossimo video.